Il più cordiale, ben sintonizzati dallo Stadio Olimpico, dalle voci di Giovanni Scaramuzzino e Massimo Orlando. Grazie a Marco Mascia c'è Albano che sta intonando l'inno nazionale. Difficile sovrastare la voce di Albano anche quando c'è il tutto esaurito allo Stadio Olimpico di Roma. Glenn Stormberg e Alex Del Piero, un ex atalantino e un ex bianconero, poco fa hanno posizionato il trofeo sul piedistallo. Per ora è una Coppa Italia per due, ma solo per poco. Coreografie da brividi su entrambe le curve, la zebra con tre stelle in curva sud, quella assegnata agli juventini, la Dea, capelli al vento dall'altra parte. Massimo Orlando è doppio ex. Sì. Buonasera Giovanni, buonasera a te e a radioascoltatori. Il tentativo intanto di Vlahovic interno all'area di rigore, davanti al portiere, il tiro alla rete del vantaggio della Juventus con il primo assistente dell'arbitro, il secondo anzi che va verso centrocampo. Le verticalizzazioni micidiali della Juventus hanno già colpito. Quarto minuto, la formazione di Allegri è in vantaggio grazie a Vlahovic, un gol di freddezza, un gol che mette la partita subito dalla parte bianconera. Assolutamente, in questo inizio la Juventus aveva un atteggiamento completamente diverso. Qui bellissima la giocata tra McKennie e Cambiasso. Vlahovic che è in linea, no, con i difensori, Ian che perde la marcatura, a quel punto bravissimo a resistere con il fisico di destro, non può sbagliare da quella posizione. Carnesecchi non ci può arrivare. Po' sorpresa qui la difesa dell'Atalanta, non piazzata bene, ma Juventus come sempre, da grande squadra qual è, si fa trovare sempre pronta al momento giusto. Ha piazzato la palla con un piatto destro non facilissimo a mezza altezza, Vlahovic che ha aspettato fino all'ultimo le mosse del portiere avversario, ma appunto parliamo anche della combinazione. Intanto il gol viene confermato dopo il controllo a distanza, l'esultanza ancora di Vlahovic, viene consegnato quindi il pallone agli addetti del la Lega finché sia conservato. C'era stata una buona preparazione, sì, come abbiamo notato, oltre alla freddezza di Vlahovic. Assolutamente. Di chiusura, perché comunque i due giocatori della Juventus, un McKennie che con un movimento in pratica ha portato via il pallone all'avversario, sì, è riuscito a lanciare il corridoio. Sì, bravissimo. C'è stata una verticalizzazione con McKennie che ha scambiato posizione con Cambiasso. Cambiasso è andato a fare l'esterno nell'1-2, poi di prima ha visto il taglio, no, ad attaccare la profondità di Vlahovic. Chiaramente non era posizionata benissimo la difesa dell'Atalanta, che si è fatta sorprendere. Vlahovic, da grande campione, grande giocatore qual è, ha difeso con il fisico e poi col destro, hai detto bene Giovanni, non era semplice come tiro, però l'ha piazzata perfettamente. La Juventus si trova in vantaggio. È appena la seconda rete per Vlahovic in Coppa Italia, e in Coppa Italia la Juventus ha un saldo attivo di 3 vittorie, una sconfitta indolore contro la Lazio proprio su questo terreno, ma arrivata grazie al gol nei minuti finali di Milik, e un saldo al momento di 14 gol fatti e 3 subiti, quindi un andamento in Coppa Italia differente rispetto alle ultime 15 partite che hanno fruttato sì la qualificazione in Champions, ma appunto appena 15 punti, che per una formazione come la Juventus non sono certo molti. La battuta dalla bandierina di sinistra secondo la visuale d'attacco della formazione bianconera, Nicolussi Caviglia, grande mischia con pallone che finisce di poco alto e sbucato in un nugolo di maglie nero-blu, McKennie che probabilmente ha colpito il pallone troppo sotto, direi Massimo, in anticipo sì sugli avversari, probabilmente Gatti. Ha toccato per ultimo dopo il tentativo appunto del giocatore, del attaccante aggiunto nella circostanza di battere a reti, e però è stato un colpo di testa che è finito alto. Lukman, tentativo per Palsalic, la conclusione raso terra, la parata sicura di Perin, e questo è il primo attentato all'incolumità del l'ex genuano, il portiere. La diagonale di Danilo è stata perfetta.
perfetta, da lì non ha potuto calciare, sarebbe stata sicuramente una palla gol importantissima per l'Atalanta. A decidere il gol al minuto numero 4 realizzato di destro da Vlahovic, un gran bel gol anche perché Vlahovic era marcato da Yen che ha tentato di sovrastarlo fisicamente, non è ma facile. Non c'è riuscito, non è facile, soprattutto bravo due volte Vlahovic perché è riuscito a resistere alla carica dell'avversario controllando perfettamente il pallone che poi ha spedito con un piatto destro a mezza altezza alla sinistra del portiere Carnesecchi. Ed è una bella Juve però, Giovanni, rispetto ai Juventus viste nell'ultimo periodo, una squadra che gioca con grande sicurezza. È chiaro che il gol agevola, no, questo inizio partita, però fanno girare molto bene il pallone e non affrettano mai le giocate. Teccata la conclusione di sinistra fuori sul servizio di Coppa Miners, una buona opportunità che De Ketelaer ha sprecato con un sinistro, un punta esterno forse, che si è subito allontanato dal palo destro secondo la visuale di Perin, dove probabilmente il belga intendeva spedire il pallone. Touré in anticipo, pare Bremer, allontana nella zona in cui opera però Lukman, controlla limite dell'area di rigore, ci prova Lukman, il pallone deviato da un difensore, finisce fuori di poco, tentativo quasi di punta di Lukman di servire proprio Touré che non può raggiungere il pallone. Contropiede juventino, lo scatto di Vlahovic, il controllo del serbo, punta l'uomo partendo da destra, Vlahovic, il pallone sul destro, Vlahovic vicino alla linea di fondo, finisce a terra. L'arbitro dice che si può proseguire come hai visto questo contatto, Massimo. Ma ti dico la verità, ha rischiato tanto qui perché davvero lo poteva proteggerla, però la spinta è veramente impressione da qui che fosse rigore. Ma secondo me siamo al limite davvero, è andato troppo con forza, insomma poteva proteggerla questa palla, sinceramente mi sembra che insomma poteva essere quantomeno rivista, mettiamola così. Sì, insomma, dalla nostra postazione è sembrato netto proprio la spinta di Enne, tra l'altro già ammonito. L'arbitro sì. Comunque non ha voluto sentire ragioni, ha detto si può proseguire, poi il tentativo di possibile cross di Jim City, colpo di testa di Coppa Miners fuori di poco. Tentativo per Scalvini, dotato anche di un buon tiro, poi scambia con Touré, controllo, il tiro di Touré deviato da un difensore oltre la linea di fondo. Cross dalla bandierina di destra, pallone allontanato, Ruggeri di testa a sua volta sbaglia. Contropiede Juve, adesso lo scatto di Chiesa, 3 contro 3, tentativo ancora di Chiesa che aspetta rinforzi, poi il lancio per Vlahovic, interno dell'area di rigore, Vlahovic prova di sinistro, esce Carnesecchi, si salva l'Atalanta e c'è probabilmente adesso un protesta juventina per una mancata concessione del calcio di rigore. Il fallo a Chiesa che scuote la testa, il tentativo di Vlahovic che ha evitato 2-3 difensori avversari, su di lui De Ron, ultimo baluardo, tentativo di conclusione con Deon e Carnesecchi che hanno allontanato la minaccia, poi Chiesa e Ederson a contatto e l'arbitro ha dato ragione appunto all'Atalantino. Adesso prova il forcing l'Atalanta, si affida nuovamente a Lukman fuori dall'area di rigore, serie di finte, prova l'uno contro uno, si ferma all'indietro in direzione di Scalvini, poi con freddezza da questi di destro verso Ruggeri, tentativo di conclusione alta, l'inserimento di Miranciu che è sicuramente molto intelligente, ha colpito forse di controbalzo, ma potrei sbagliarmi. No, hai visto bene. Fatto sta che il pallone però si è impennato. Eh sì, ma grande occasione qua per l'Atalanta. Cambiasso che gioca all'indietro, il pallone stesso per Gatti, Rabiot, onnipresente Rabiot, lancia se stesso, evitato Miranciuk, potrebbe dare a Cambiasso, in effetti la cosa avviene, cross dell'ex genuano sul secondo palo, il pallone che finisce in rete per il 2-0 della Juventus, il tentativo vincente di Vlahovic che è riuscito ancora una volta a anticipare la difesa avversaria e a superare il portiere Carnesecchi. A differenza di quanto successo nel primo tempo, adesso va a esultare sotto quella che stasera è la sua curva, la curva sud. E anche la sua serata, diciamolo, perché davvero anche in questo caso fantastico Vlahovic, tutto parte da una grande idea di Rabiot che veramente accelera, fa uno strappo e apre in due veramente il centrocampo dell'Atalanta, c'è grande spazio per dare la palla al compagno, in questo caso Cambiasso che mette una palla meravigliosa, guarda, stop con il destro di prima, subito non fa posizionare, la palla è perfetta, la sfiora appena Vlahovic, niente da fare per Carnesecchi, la palla è meravigliosa però col contagio, qui deve solo sfiorarla da grande attaccante, a vuoto
Toloi, ma alle sue spalle, stavolta di testa Vlahovic. Sì. Assist di Cambiaso nel primo tempo, assist di Cambiaso nella ripresa. Doppietta di Vlahovic, ma gran parte dei meriti anche nel primo tempo, proprio a Cambiaso. La Juventus ha messo la partita decisamente dalla sua parte. 29esimo minuto, i bianconeri conducono per 2-0. Ed hanno giocato da grande squadra, Giovanni, bisogna ammetterlo, hanno sofferto quando dovevano soffrire, anche nell'ultima occasione, no, di Miranchuk, però poi le grandi squadre quando hanno l'occasione, la situazione, intanto poi, c'è un controllo, c'è un, a distanza, sì, probabilmente, sì, sulla posizione, sì, possibile, possibile, non abbiamo rivisto bene di, certo, offside. Adesso chiaramente ci aiuterà la grafica anche per ciò che riguarda i monitor di servizio, perché tutto sembra fermo. Attenzione alla decisione, no, non è annullato. Gol, il gol è annullato, controordine, quindi a esultare la curva alla nostra sinistra, quella nord torna a sperare l'Atalanta. Eh sì, meno male che c'è il VAR, no? Perché è difficile, ora l'abbiamo vista chiaramente. Sai, sul fuorigioco, ora poi si può discutere, esatto, sul discorso del centimetro più centimetro meno. Esatto, esatto. E esatto, probabilmente non ha tutti i torti chi dice che ci dovrebbe essere un po' di luce. Un, sì, po' di luce. Sì, hai ragione. Però la tecnologia su, ecco, questo dubbi non ne lascia, non le non concede. Lascia. Noi abbiamo commentato la bella azione, ci dispiace. Era un bel gol. Ci dispiace, esatto, per Vlahovic, però è giusto così. Se era da annullare, è giusto così. Devo dire, stasera Vlahovic, ripeto, al di là del gol, ha fatto tante altre cose molto positive. Ha fatto molto e l'ha fatto bene. Poi Lukman, partendo da sinistra, punta l'uomo, converge Lukman, conclusione, palo, si salva la Juventus, palo pieno colpito da Lukman, non ha toccato Perin il palo, ha salvato la Juventus. Tutto questo al 35esimo minuto, conclusione ad opera di Lukman, quasi a raso terra, una parabola molto bassa, e il palo, la base del palo, ha evitato il pareggio agli avversari. Eh sì, qui sfortunata l'Atalanta. Gatti nella metà campo avversaria fa su un pallone vagante, giocato in qualche modo molto bene, con conclusione che timbra la traversa da parte di Miretti, che aveva verticalizzato bene l'area di rigore avversaria, ha scagliato un diagonale che sembrava destinato a superare Carne Secchi. Miretti, posizione perfetta del piede d'appoggio, il sinistro, e gran conclusione che ha fatto gridare al gol la curva sud strapiena di juventini, ma la traversa ha salvato nella circostanza l'Atalanta, un palo per parte. Sfortunata anche la Juventus, in questo caso con l'inserimento perfetto per vie centrali di Miretti, che calcia perfettamente, solo la traversa gli nega un gol che sarebbe stato fra l'altro anche bellissimo, perché ha calciato molto bene ad incrociare. Pallone per Lukman, il controllo, serie di finte, siamo al limite dell'area di rigore, chiude però la Juventus il pallone, adesso giocato verso Ederson, conclusione, Perin, la respinta, si salva in angolo Bremer, un pallone vagante, Ederson ci ha provato con forza, poi è finito a terra il Danilo, mi sembra, e quindi il gioco riprenderà con un calcio di punizione a favore della Juventus, se verrà rilevato il fallo forse commesso da Touré. In ogni caso si era salvato con una pronta respinta Perin, alle sue spalle c'era comunque Gatti, che era andato dritto verso la linea di porta nel tentativo di sostituirsi al portiere qualora il pallone lo avesse superato. 48-48, Atalanta 0 Juventus. E la giacca è volata via chiaramente di Allegri, lo posso capire, perché qui se l'è vista veramente brutta. Attenzione che c'è un cartellino rosso in mano, Maresca, e lo destina probabilmente ad Allegri, che ancora una volta si toglie la giacca e poi applaude l'arbitro e addirittura entra sul terreno di gioco, il quarto uomo lo trattiene, Maresca si accorge di tutto, va a Landucci. Veramente Max Allegri infuriato, e chiaramente la tensione espulso, qui però si toglierà probabilmente anche la camicia, invogliato dai tifosi, sì, juventini, che appunto adesso vedono la conquista della Coppa più vicina. Allegri questi secondi minuti a questo punto finali li vedrà probabilmente da un monitor di servizio negli spogliatoi dello stadio olimpico. Fallo laterale all'altezza della panchina della Juventus, vorrebbero il fischio finale i sostenitori bianconeri. Cross invece di Touré, troppo sul portiere, la presa sicura di Perin,
vale a impacchettare la possibilità di successo della Juventus in questa Coppa Italia. Pedin complimentato dai compagni, non è stata una presa, come dire, difficilissima ma importante, quello sì, perché blinda in pratica il possesso palla della Juventus quando siamo arrivati a 3 minuti oltre i 6 concessi, ed è finita con il successo della Juventus. Arrivato in treno, il trofeo prenderà il volo adesso in direzione di Torino. La Juventus sconfigge l'Atalanta e conquista la Coppa Italia, un successo di misura grazie al gol di Vlahovic al minuto numero 4. Eh sì, la grande squadra di solito non sbaglia questi appuntamenti. La Juventus è una grande squadra, è abituata a queste partite, arrivava da sfavorita, sapevamo che era una partita equilibrata, è stata più brava nell'approccio nei primi minuti, ha trovato il gol con una bellissima giocata che ha portato Vlahovic a mettere la palla in rete, e poi dopo la Juventus ha fatto una partita difensiva, lo sappiamo, sono bravi come pochi altri a difendersi. L'Atalanta ci ha provato soprattutto nel secondo tempo, un grande Lookman secondo me, non è stato fortunato in un'occasione, insomma l'Atalanta ci ha provato, solo che stasera ha trovato la Juventus veramente solida, e devo dire un risultato forse anche giusto per quello che abbiamo visto. Complimenti comunque ad entrambe le squadre, perché era una partita sentita, difficile, tesa, l'abbiamo vista, anche un po' nervosa, e ci si giocava davvero tanto. La Juventus ha sfruttato meglio le occasioni che ha avuto. Tutta la Juve adesso è schierata proprio al centro di questo palco dai colori giallo e rosso, che viene appunto consegnata a Danilo, il capitano della Juventus, pronto ad alzarla, e poi partiranno i festeggiamenti da parte dello stadio, quello di eccolo, viene consegnata a Danilo che l'alza al cielo. La Juventus ha vinto la sua 15ª Coppa Italia della storia, festeggiamento importante per una formazione, quella bianconera, fuori dalle coppe europee quest'anno, che è rientrata in Coppa Campioni non con un cammino nell'ultimo tempo, nell'ultimo periodo ottimale, 15 punti nelle ultime 15 partite, ma che stasera, quando l'appuntamento era di quelli che contano, è tornata a essere la Juventus che conosciamo. Fanno festa i giocatori bianconeri, allegri con loro, si passano la coppa. Chiesa, Vlahovic, Danilo, che non la molla, vuole a sua volta farsi immortalare dai fotografi come il capitano di questa coppa, e adesso comincia il giro d'onore. E se lo meritano, l'abbiamo detto, sono arrivati con tante critiche, tante difficoltà, con un gioco non bello e con la Champions acchiappata un po' per i capelli, no? Nell'ultimo periodo, però questa partita, quella che contava per la stagione, comunque avara di soddisfazione, perché la Juve era fuori da tutte le competizioni europee, non l'hanno sbagliata, questo è il DNA della grande squadra, dell'abitudine di giocarsi queste partite, e loro stasera si sono fatti trovare pronti.